Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano San Siro. E allora comincia qui la terza giornata del campionato di Serie A, quella che porterà la sosta per le nazionali dopo questa giornata, in fatti sosta nel campionato di A e da quest'anno anche nel campionato di B, visto l'innumerevole numero di giocatori che vengono coinvolti dalle rispettive nazionali. E si comincia con una partita di grande prestigio, sia Milan-Roma, che vede due squadre arrivare da un ultimo turno non brillantissimo. Il Milan ha bene per un'ora in casa della Napoli, addirittura sul 2-0, poi è crollato l'ultima mezz'ora perdendo 3-2. La Roma ha rischiato di brutto con l'Atalanta lunedì scorso all'Olimpico, alla fine ha acciuffato un 3-3. È Milan che prende il sopravvento, Higuain, area di rigore, Higuain, primo palo, e Olsen la devia in calcio d'angolo. E adesso sì, la partita la sta facendo il Milan. Çalhanoğlu, due uomini su di lui, Çalhanoğlu scarica ancora per Suso che rientra sul sinistro, prova il tiro e ci mette i pugni, Olsen mette il pallone in calcio d'angolo, Suso che rientra sul sinistro, poi va di prima Çalhanoğlu, vediamo, muro giallo di fronte al sé, poi il pallone arriva a Bonaventura, Bonaventura gira su se stesso, prova Rodriguez che ci arriva sul pallone, lo rimette al centro, attenzione, ecco che si rete, vantaggio del Milan che sì, di piatto al 39esimo minuto ha portato in avvantaggio i rossoneri. Milan 1 Roma 0, direi Fulvio Colovati meritato, lo stavamo dicendo, una Roma innaturale in questi primi 40 e passa minuti del primo tempo, in questi 40 minuti del primo tempo anche questo gol ancora una volta è stato Fazio che praticamente ha dormito sul era in vantaggio. Riccardo Rodriguez sempre ha dormito il pallone, ha fatto finta, addirittura ha crossato di destro sul secondo palo, la difesa si è completamente fermata, ha dormito, e sul secondo palo che sì, che sta giocando un'ottima partita, uno dei migliori giocatori del Milan di questo primo tempo, ha fatto gol meritato secondo me, perché è una Roma, posso usare il termine, irriconoscibile in questo primo tempo, direi di sì, perché Donnarumma al posto di Donnarumma avrei giocato in porta anch'io. Perde palla proprio il Milan, addirittura con Higuain che forse in difesa non deve proprio starci, no. E poi il tiro di Dzeko termina al lato, battuto l'angolo, ancora una volta Donnarumma ci va col pugno, poi c'è il recupero di El Shaarawy che la mette dentro, serie di rimpalli, conclusione, rete, ha segnato la Roma con il gol, mi sembra, di Fazio che si è portato in avanti, confermo Fazio, e quindi malissimo come difensore, poi va a segnare. Questa è la legge del calcio, perché tu concedi troppo spazio all'avversario, come è successo al Milan in questi 13 minuti del secondo tempo, e la Roma pareggia col suo peggior uomo, diciamo. C'è un lancio per Higuain entra in area di rigore, Higuain, rete, primo gol di Higuain con la maglia della Milan, buca la difesa della Roma, scarta Olsen e deposita il pallone in porta, un'ora esatta di gioco, Milan di nuovo in vantaggio, quanto può essere importante questo gol? È un gol importantissimo, attenzione, annullato il gol. VAR ha annullato il gol e c'è un piede forse avanti, ma c'è forse un piede avanti, però c'è da dire che di fronte alla tecnologia, al mezzo televisivo, ci sono sì Paolo Silvio Mazzoleni che è un arbitro e Stefano Del Giovane che è un guardaline, 10 centimetri forse, allora nell'epoca per VAR questo sarebbe stato gol perché nessuno se n'era accorto, 10 centimetri di piede di Higuain, però attenzione Milan, tiro, respinge Olsen e poi sullo fondo due volte Çalhanoğlu, il primo tiro centrale, Olsen addirittura ribatte con le mani ma senza spostarsi, il secondo termina alto, ma adesso c'è il calcio d'angolo in favore della Roma, bandiera di destra, porta la nostra destra, cross al centro, grappolo in aria, pericolo, Zonzi, e la Roma si porta in avvantaggio, Zonzi, adesso chiedono primo il VAR, gol italiano, chiedono il VAR, ma qui o tocca di mano oppure razione d'angolo, 33esimo, Roma in vantaggio, chiede il VAR. Milan chiede il VAR, vediamo che cosa decide Guida, se anche in questo caso il gol verrà strozzato in gola, vediamo che succede per Zonzi, sarebbe stato il primo gol in Italia, si era inserito bene su azione d'angolo, ha toccato, VAR, che cosa dice l'arbitro? No, va a vederlo lui, quindi per cui decide l'arbitro. Mazzoni Del Giovane gli hanno detto
vedi pure tu, secondo me c'è un tocco, ma vai a vedere che cosa può essere. E allora lui va, e adesso c'è grande tensione, VAR, vediamo che dice, non è gol, non è gol neanche questo. Fallo di mano c'è, chiaramente un fallo di mano involontario da parte di... però se secondo me da parte... il pallone, quindi. Castillejo che dà il pallone all'indietro per l'inserimento da parte di Biglia, ancora per Castillejo che lo mette al centro, c'è il tentativo di Cutrone anticipato molto bene questa volta da Manolas. Zonzi prima con calma, poi sbaglia il rilancio, Calabria, attenzione, Higuain, limite dell'area, Higuain filtra, Cutrone prende, vantaggio Milan, Cutrone 94esimo minuto, Fulvio Collovati entra e segna, Cutrone. Un bellissimo passaggio gol da parte di Higuain, che è stato protagonista in questo secondo tempo, lo vogliamo dire, un gol annullato, ma questo vantaggio è dubbiamente merito di questo ragazzo che si fa sempre trovare pronto, bravo, bravo. E poi davanti al portiere non sbaglia mai, ma questa palla gol è decisamente merito da parte di Higuain, che giustamente festeggia con grande gioia questo gol, ma l'ennesima dormita sulla fascia destra, consentimelo di dire, in difesa. Su questo deve lavorare Di Francesco, sulle incertezze difensive, di una difesa troppo lenta che si è fatta trovare impreparata sul gol annullato del VAR, e si è fatta trovare impreparata a praticamente 20 Guarda, secondi dalla fine. Chiedono ancora al VAR, però vogliamo dire... mi sa che stavolta il gol è buono. Non lo so. La Roma, c'è l'arbitro che sta cercando, gli sbaglia tutto un Zonzi, perché prima tiene bene il pallone e poi va troppo morbido, voleva darlo a Kolarov. Lo perde e Higuain qua fa l'uomo assist. Ha perso un pallone incredibile Zonzi, perché chiaramente il centrocampista vuol mantenere il possesso della palla, no, lo deve buttare via e la partita è finita. È gol, siamo ormai al 96esimo, sì, sarebbe finita, ma c'è ovviamente l'esultanza, finisce qua! Il Milan batte la Roma in extremis per 2-1 e si porta a quota 3 con una partita da recuperare. È un Milan che ha vinto all'ultimo secondo, quando ormai sembrava quasi che la partita si fosse assestata sull'1-1. I due gol annullati, uno per parte, Higuain per il Milan, Zonzi per la Roma, ma lo stesso Zonzi nel finale sbaglia un controllo. Higuain, uomo assist per Cutrone, che era entrato in campo da 10 minuti. Sì, 10 minuti, e Cutrone di prima intenzione sul filo del fuorigioco batte Olsen, che questa volta non poteva fare niente. Milan 2 Roma 1, Fulvio Collovati, tocco assolutamente male. Stavo già preparando il commento finale, che dicendo che probabilmente questo 1-1 era un risultato giusto per quello che avevamo visto nel primo tempo da parte del Milan, soprattutto molto superiore rispetto alla Roma, una Roma che quantomeno ha reagito nel secondo tempo, però ripeto, la Roma ha dimostrato 5 gol in 3 partite ha subito, non ti dimenticare, per cui ha dimostrato incertezze difensive soprattutto sulla fascia destra. Io non lo so chi si è dimenticato Cutrone sulla fascia destra, non so, non voglio ma malissimo con centrali. Qualcuno i tre Fazio centrali ha segnato malissimo, difesa, deve lavorare molto Di Francesco sulla difesa, sugli errori dei centrocampisti. Zonzi non può permettersi di fare un errore così a tempo scaduto. Ride Gattuso perché nel momento è un po' la bestia cui... nera di Francesco, l'anno scorso vinse 2-0 all'Olimpico, perché nel momento in cui pensava che la partita, insomma, un buon Milan per questa partita per 50 minuti, 60 minuti si stava incanalando verso il pareggio, si ritrova a 3 punti e a questo punto sono meritati perché il Milan ha fatto di più sicuramente, anche se poi nel secondo tempo la Roma ha messo la sua pressione, certo. Ha avuto anche le sue occasioni e adesso i giocatori del Milan tuffo sotto la sud, vittoria a questo punto insperata per il Milan sulla Roma. Roma che dovrà riflettere su questa situazione, perché anche nella prima con il Torino arrivò il gol al 90esimo splendido di Dzeko su cross di Kluivert, che oggi non abbiamo visto, però forse il Torino avrebbe meritato qualcosa di più. Giuseppe Bisantis dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano San Siro ricorda il risultato finale, Milan 2 Roma 1, e vi auguro un buon proseguimento di serata.